In questo breve video un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Intanto, 42 le su grandi o iTunes. piccole che siano le nostre scoperte, si parlano di un viaggio in cui ci siamo imbarcati senza sapere come sarebbe Abbiamo andato a impiegato finire. Più di 30 anni a riflettere su un negli anni problema. 80, se Quello vogliamo. in cui un ingegnere francese, che si chiamava Benoît Mandelbrot, ci ha insegnato che dopo 3.000 anni abbiamo guardato alla natura, alla sua geometria in particolare, con occhi sbagliati. Cioè, le montagne non sono coni, le nuvole non sono delle sfere, le coste non sono linee spezzate, insomma, né il fulmine, come diceva lui, viaggia per linee diritte. E questo è un carattere, diciamo, questa frattalità, come l'ha chiamata lui, da fractus a irregolare, da questo carattere distintivo, la La creazione geometria della senza natura. Dio. Cioè, i sistemi in cui lei prende una superficie qualunque, ci fa piovere sopra, indipendentemente dalla geologia, dalla vegetazione, dal tipo di pioggia, dal clima, eccetera, il fenomeno aggregativo ha sempre le stesse caratteristiche, è universale. E questo abbiamo cominciato a studiarlo con Ignacio Rodriguez Iturbe, che è stato questo compagno di viaggio per tanti anni, che è mancato l'anno scorso, che fra l'altro vinse il premio, lo Stockholm Water Prize nel 2002, e ci siamo occupati di capire se era vero e perché nelle reti fluviali questi caratteri sono universali. La storia, per Sì, esempio, lo è che dire che sono. siamo in grado di valutare il capitale naturale, per esempio, in termini di potenziale di numero di malattie che sono causate, questo sì lo fa, cioè dipende da noi eliminarle, ma sappiamo predirle adesso, quindi sappiamo dare un cartellino del prezzo ai servizi che gli ecosistemi ci hanno sempre dato a gratis in Sì, passato. questa cosa è molto interessante, quindi dipende poi se i decisori adottano queste informazioni, no, Illimitata per responsabilità risolvere. personale e aderenza ai fatti ed anche passione teoretica e l'assoluta libertà di pensiero, due approcci contraddittori che definiscono la potenza In del fondo, messaggio di no, Hannah Arendt. l'eterna questione di ciò che è ingiusto, di ciò che è male, al di là degli apparati concettuali che sono stati costruiti intorno a questa domanda, ma in fondo non è questa la vera domanda. Succede qualcosa, si dà qualcosa che noi avvertiamo come qualcosa che non dovrebbe essere. Questa è la domanda di apertura. Poi si possono dare, tentare di dare diverse, tante sottodomande, Risposte. anche, come dire, parziali, come quella della democrazia. Ammesso, che noi, identifichiamo la democrazia come, almeno fino ad ora, quella forma politica che più di altre ha cercato di tenere Wow, insieme. Too accidenti. much. Sì, Mamma mia, insomma, sì, libertà ed uguaglianza. Chissà se si può creare un frattale su questa cosa, professor Rinaldo. è Allora. affascinatissimo quello che ha detto Simona Forti prima, naturalmente. Quando appunto nell'annunciare questo premio mi avevano chiesto, cioè, anche spudoratamente, nel senso dicevano, beh, questo premio le mette in mano un megafono che il mondo ascolta. E qual è il messaggio che lei vuole lasciare? Allora, il messaggio è un messaggio in cui l'amore per il sapere che noi mettiamo in conto è inverso rispetto alla riflessione che va dal generale al particolare. Noi partiamo dal particolare e poi il tentativo di allargarlo non sta a noi. Però quello che ho detto in quel caso è che io penso che quello che il lavoro che ho fatto mostra è che i tempi sono maturi per ripensare la giustizia distributiva, la gestione delle risorse idriche. La gestione delle acque, insomma, e tornerò poi sull'importanza che a mio giudizio ha questo nella storia della storia, poi sostanzialmente. Ma come una chiave per la riduzione delle disuguaglianze su scala globale, perché questo è il punto, sono i gradienti di welfare che generano le migrazioni, e quello che vediamo intorno a noi Migliaia è hanno vissuto legato. senza amore, non uno senza acqua. Non vogliono diventare bianchi. Smettetela di fingere di essere grandi uomini. Siete penosi, dice David Kopenawa, sciamano dell'Amazzonia, in un modo che avrete degli antropologi, L'ultima ahimè, chiosa favole ancora, a romane. proposito delle responsabilità. Ha ragione lo sciamano a dire che siamo penosi. Lei sa che la proprietà di un telefono cellulare in Africa o ad Haiti, che è il paese più povero del mondo, non è discriminante socialmente, mentre lo è l'accesso all'acqua pulita? Tutti hanno un telefono cellulare ad Haiti, che è il paese più povero del mondo, o in Africa. E chi li ha messi quelli? Il sud del mondo li abbiamo messi noi. Certo, Non siamo concordo, discriminati. concordo
quasi su tutto. E quando le diseguaglianze crescono a livelli paradossali, come dire, alla fine poi i colpi si ripercuotono anche su chi ha reso paradossali. In termini fatali questa cosa accade anche da noi, accade nel piccolo, accade a tutte le scuole. Accade nel micro e accade nel macro, non c'è relazione tra soggettività e potere. E come le due cose formano una circolarità. E non è possibile separarle come ad esempio la filosofia politica classica faceva, assumendo, dando per scontato che il soggetto in contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.